e andiamo a scoprire insieme qual è il prossimo premio. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, formazione professionale. Il premio va a Servizi Farmacia Italia. Per essere la prima società di farmacisti titolari e per aver messo a disposizione la propria consulenza e le metodiche di lavoro fornendo un aiuto concreto. Occupandosi di matching aziendale, Servizi Farmacia Italia crea anche opportunità tra le nuove aziende del settore farmaceutico e il mondo farmacia. E saluto il dottor Giuseppe Tura, amministratore unico, che è con noi per questa edizione delle Fonti Awards. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, anche qui nella motivazione abbiamo ascoltato tante parole chiave che ci stanno accompagnando in questa nostra avventura, perché di fatto lo è, perché io ho detto più volte, e magari le do la parola su questo, che è ancora più importante dare vita a appuntamenti come quello di questa sera in un momento difficile, per dare degli esempi, per far vedere che dei fari ci sono nel nostro paese, no? Altrimenti insomma non si va più avanti. Sì, sicuramente questo è stato per noi un periodo veramente duro, che ci ha messo, scusi il gioco di parole, ma veramente a grande resistenza, soprattutto nel mondo della farmacia, che è stato uno dei mondi che più è stato coinvolto, insieme ai medici, agli infermieri, a tutta la categoria medica. E noi ovviamente, occupandoci principalmente di consulenza e di formazione innovativa, soprattutto innovativa, ovviamente abbiamo dovuto reinventare e reinventarci in questo mondo che in due mesi è stato totalmente stravolto. Noi abbiamo incominciato circa 10 anni fa con una formazione standard, per poi spostarci nella formazione innovativa con il Dego Serious Play, con MAPS, e siamo diventati noi stessi progettisti di metodologie formative che erano interessanti e che potevano aiutare il farmacista e la farmacia italiana, comprensivo anche delle aziende farmaceutiche, diciamo in una rimodulazione in visione innovativa. Per cui questi due mesi, se da un lato ci hanno messo veramente a dura prova, da un altro lato ci hanno dato la possibilità di sviluppare una progettualità in cantiere da diversi anni, che però per una questione proprio di ritmi quotidiani e giornalieri non aveva mai preso la luce. E adesso invece, con questa seconda vita dopo questo periodo tra virgolette buio per molti di noi, siamo riusciti a mettere insieme comunque i vari pezzi del puzzle e a costruire una nuova formazione basata principalmente sull'innovazione, in cui la farmacia comunque pecca, ha sempre peccato da quasi 50 anni. Ecco, quindi questo è già un passo avanti. Beh, poi in generale, mentre lei parlava, stavo proprio ragionando sul fatto che in questo momento le imprese di tutti i settori, chiaramente, no? Quindi anche del vostro, in generale i cittadini, più che mai chiedono aiuti concreti, e quindi insomma voi vi occupate di questo attraverso dei metodi, attraverso delle consulenze. Sì, ci occupiamo di questo, ovviamente abbiamo delle collaborazioni con molte università e molte categorie universitarie che ci possono essere utili, perché essendo la mia un'azienda, una società molto light, è sempre la ricerca continua di collaborazioni professionalmente di altissimo livello, soprattutto per sempre l'innovazione, perché comunque, ripeto, noi lavoriamo in un settore, in un mondo come quello della farmacia, dove l'innovazione è una parola grande, molto grande. C'è tanto da fare, ce ne sarà ancora con questi cambiamenti che ci sono stati in questi 60-70 giorni di chiusura, ma io comunque credo che ci sarà molta positività nel futuro. Io oggi sono solo perché ovviamente tutto il mio team è sparpagliato nelle varie sedi, in quanto ancora dobbiamo riprendere al 100% il lavoro quotidiano, ma non voglio mancare nel ringraziare comunque tutto il mio staff, la dottoressa Fiorentino, che comunque gestisce in Italia tutti i farmacisti che lavorano con noi, la dottoressa Cerchiai, che si occupa comunque della gestione degli eventi formativi, della nostra Academy. E un'ultima cosa me la deve consentire, è che noi siamo, credo, l'unica società di formazione e consulenza al momento per il settore farmaceutico che rilascia per i propri corsi i badge formativi elettronici a livello europeo. Per cui qualsiasi
discente verrà da noi a fare i nostri corsi, potrà usufruire del badge elettronico da poter inserire poi nei vari curriculum elettronici, sui profili LinkedIn e quant'altro, e questo per noi è stato un motivo di grande vanto. Beh, insomma, non è per niente poco, quindi assolutamente sì, ha fatto benissimo a dirlo. Poi, legato al tema della formazione, in questo momento di ricerca anche di lavoro, bisogna chiaramente guardare i settori che richiedono maggiormente, di conseguenza formarsi, perché il mondo comunque si evolve, soprattutto quando le sfide sono grosse come quella che stiamo affrontando noi. Quindi io la ringrazio, dottor Giuseppe Tura, complimenti ancora per questo grazie. Premio e a presto. Grazie, buona serata. Grazie anche a lei, noi naturalmente continuiamo.